Io adoro il fluid perché è qualcosa che mi fa veramente rientrare in contatto con il mio corpo, e questo fatto di rientrare in contatto con il corpo è proprio, diciamo, la mia meta finale di Now, perché noi stiamo concentrandoci su il viaggio e non sulla meta, ok? Perché è bello muoverci ogni giorno, è bello sentire i muscoli che ci rispondono, le articolazioni che cominciano a sentirsi oliati, no? E caldi. Ok, così cominciamo semplicemente a scendere sul nostro tappetino, bello, bello tranquillo, giù, 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 provando di schiacciare tutto a terra, ok? Proprio le nostre scapole, le nostre braccia, ok? I bracci vanno su, vanno su, vanno su sopra di noi e allunga, 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 allunga e relax. Ancora, di nuovo. Bello inspiro, allungo, allungo, allungo e relax. Ancora uno. Allungo, allungo, allungo e relax. Porto le braccia giù, mi metto i piedi sotto di me e comincio a tirare sui fianchi, su e scendo giù. Ancora di nuovo su e scendo giù, come se stessi provando di srotolare la schiena, e su e scendo giù. E ultima, andiamo su. A questo punto intrecciamo le braccia sotto di noi, tirando le scapole uno contro l'altra, dobbiamo sentire un bellissimo risveglio muscolare. E scendo giù, porto le ginocchia verso il petto, sì, ginocchio verso il petto, ancora, e mi stendo, braccia sopra la testa di nuovo, stiro, 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 raccolgo, 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 e stiro, 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 e raccolgo, bello tranquilli ragazzi, perché questo è soft, vogliamo rientrare proprio in contatto con il nostro corpo. Eccellente anche come riscaldamento per altri allenamenti, quando ti dico riscaldati prima, ecco, metti un bel preferito su questo video, ok? Adesso prendiamo il lato esterno dei nostri piedi e cominciamo a dondolare destra e sinistra. Si chiama Happy Baby, no? Bambino felice, e come i bambini che giocano nella culla, ok? Ah, che bello, ancora 4 e 3 e 2. Vado a stendere le gambe, stendo, 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 stendo e piego. Inspiro di nuovo, stendo, stendo, stendo e piego. Ancora uno, siamo pronti? Stendo, stendo, stendo e piego. Porti le braccia dietro le ginocchia e veniamo su. Scivola un po' indietro, ok, di nuovo. Allunghiamo la schiena su, 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 su. Su con le spalle e scendo con le spalle. Come se stessi provando di toccare il soffitto e scendo con le spalle. E toccare il soffitto e scendo con le spalle e toccare il soffitto. E giri dietro di me, piano, piano, piano. E giri dietro di me. E prendi l'acqua e le porti indietro. E prendi l'acqua e porti indietro. Ancora 4, ancora 3, ancora 2 e ancora 1. Eccoci qua, pieghiamo le gambe, ok? Proprio piede contro piede, aiutiamole anche a comunque semplicemente riscaldarsi, aprirsi, ok? Ancora 4, scendi un poco poco in avanti. Ancora 4, ancora 3, ancora 2, ripiego le gambe, porto le gambe dietro di me, ok? In ginocchio, con le mani perfettamente sotto la mia spalle, divaricando le dita proprio per sentire in contatto con la terra, ok? Curvo su, espiro e guardo su, tiro su. Guarda su, provate anche di non aprire la bocca, provate di inspirare e espirare con il naso, ok? E in su, ancora uno, e in su. A questo punto curvo i piedi dietro di me e spingo giù. Adesso a questo punto è proprio un pedalamento con i nostri taloni, ok? Non dovete esagerare, giù, 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 proprio riscaldarci. Ok, la cosa che mi piace di fluide è un dialogo tra me e il mio corpo. Non c'è giusto, non c'è sbagliato,
come un dialogo, come ti va oggi? E lui ti risponderà, dice, guarda, sono non so, c'ho un cricamento qua, sono tesa lì là. E tu lo ascolti, ok, torno indietro. Rimango qua, allungo, le spalle si allontanano dalle orecchie, allungo la colonna vertebrale. Adesso guarda, cominciamo a camminare piano piano, dietro. Se non riuscite a tenere le gambe tese, lasciate un piccolo piegamento nelle gambe, ma se potete, stendetevi completamente. Camminiamo in avanti, ok, qua, e spingo indietro, di nuovo allontano le spalle dalle orecchie, grandi sorrisi, e poi cammino indietro. Vai, 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 e allungo. Oh, hai sentito quanto sta diventando dolce e divertente questo fluid? Proprio un bel fluid per riscaldarci oggi, di nuovo, Downward Looking Dog. Oh, piega le ginocchia, a questo punto allargo braccio sinistro, passo sotto, ok, porta queste spalle sopra indietro per sentire una torsione sulla spalla, e inspiro, torno su, braccio destro e passo sotto. Oh, scusate le spalle, se sentite la schiena che si scrocchia, è solo che positivo, perché vuol dire che la tua schiena si sta risvegliando. Di nuovo su e passo sotto, bello respiro, aiutandoci a trovare la nostra assetto per la giornata di riscaldamento. Vado e torno giù, giù, ok, e di nuovo mettiamo le braccia sotto di noi, curva i piedi sotto di noi, pedalo con i piedi, di nuovo destra sinistra e destra sinistra, destra sinistra. Adesso veniamo in avanti in plancia, ok, adesso cominciamo a scendere in 8 tempi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ti appoggi a terra, vai su poco poco senza esagerare con gli occhi, ok, gli occhi devono essere rilassati, i gomiti sono chiusi, scendo giù, curvo i piedi sotto di me, torno indietro. Ok, adesso prendiamo la gamba destra che si solleva, abbasso il fianco, il piede a martello, ok? Porto la gamba in avanti al di fuori del braccio destro, al di fuori. Adesso, senti l'allungamento nelle anche, ok? Inspira, espiro e porti giù l'anca. Senti l'allungamento proprio sulla parte anteriore della coscia. Ancora 4, ancora 3, ancora 2, torna indietro. Downward Looking Dog, ok, porta i bicipiti in avanti, i tricipiti verso i piedi, interno cosce, ok, alza la gamba sinistra, piedi al martello, provi di tenere i fianchi che sono parallele, non è necessario andare in altezza quanto di sentire l'allungamento, e porto le gambe in avanti al di fuori del braccio sinistro, ok, attenzione che il ginocchio segue sempre il punto dei piedi, ok? Sempre il punto dei piedi, non fare strani movimenti con il vostro ginocchio. Porta queste anche in avanti, sente l'allungamento, tutto, tutto, bello tranquillo, ok? Ci siamo, torniamo indietro. Downward Looking Dog, ok? Avvicini i piedi, 1 e 2. A questo punto prendo questo braccio e tocco l'altra gamba, allungamento. Espiri di nuovo qua, prendo questo braccio, tocco l'altra gamba, mi tiro, mi sto proprio portando una trazione su questa spalla per sentire l'allungamento sia sulla gamba che sulla schiena. Di nuovo su, vado e tiro. Che bello risvegliare il corpo, è vero? Ancora, di nuovo su, vado e tiro. E centrale, di nuovo porto le gambe indietro, plancia e scendiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, se è necessario di scendere prima di me, fallo pure, mini cobra, gomiti chiusi, guardi di fronte a me senza esagerare con gli occhi, ok, adesso andiamo, ricordiamo i piedi, torniamo indietro, ok. Adesso portiamo la gamba destra su, la gamba destra si arriva fino al petto, tengo gli addominali tesi, sto allontanando, spingendo lontano la terra da me, non ti accasciare, allontani da te, pensi di altezza, di addominali, porta la gamba in avanti,
questo punto salgo, trovo il mio equilibrio, ok? E porto il bacino leggermente curvo in avanti, ok? Poco a poco curvo in avanti, ci siamo, ok? A questo punto scendo, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. Ancora due volte, uno, and su, due, and su. Qua scendiamo giù, a questo punto mi allungo. Oh, buongiorno gambe, buongiorno anche, buongiorno tutta nostra muscolatura, quanto è bello. Io, scusate, ma sono fissata del dialogo tra corpo, ok, e l'anima, perché quando ti cominci a sentire tutto quello che ti risponde diventa veramente soddisfacente. Torniamo indietro, downward looking dog, sì sì sì, respiro, vengo in avanti, scendiamo in otto conti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e appoggio. Mini cobra, non esagerare con lo sguardo, adesso rimango qua, do una spinta fluida che mi fa tornare indietro, rilasso le spalle si allontanano dalle orecchie, stendo la gamba sinistra, lo porto in avanti al petto, sollevo allontanando da me la terra lontano da me, tengo altezza, tengo potenza, porto la gamba in avanti, vengo su, trovate il vostro equilibrio, ok? Equilibrio, tranquillità, piego poco poco la gamba, ok? E scendiamo, uno, espiro, inspiro, è riposante, è vero che stai lavorando, ma a me piace più perché la trovo anche riposante. Ancora inspiro, espiro e scendiamo giù. Devo fare un bello allungamento, va, bello allungamento, ancora 4, ancora 3, ancora 2 e 1, portiamo la gamba indietro, inspiro e scendiamo giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e appoggio. Mini cobra, mini cobra, sto qua, piego le gambe, torno indietro, ok, qui i bicipiti si girano avanti, i tricipiti si girano indietro, allungo i talloni verso basso, il coccige si sta provando a diventare il punto di questa montagna che è il mio corpo tra le mani e tra i piedi. Immagini di essere un V a rovescio perfetto, una montagna. Alzi il braccio sinistro e aggrappati sulla gamba destra. Allungo, 4, e 3, e 2. Cambiamo, ancora cambiamo, proprio dall'altra parte. Oh, 4, e 3, e 2. E tornate indietro con le mani. Se le gambe possono rimanere dritte, rimangono dritte, se non ce la fate piegate le gambe poco a poco. Adesso mette un gomito sopra l'altra, mano sopra il gomito e lascia proprio tutto, le braccia e la schiena a sciogliersi, ok? Piego le gambe e salgo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, no, io sono tornata con la voglia di fare allenare tutti, ma proprio tutti, anche le persone che hanno problemi di ginocchio, le persone che hanno problemi di schiena. Voglio farvi vedere anche come allenarvi sulla vostra sedia, ok? Così, piccola marcia, piccola marcia, piccola marcia, proprio per riscaldarci, ok? 4, 3, and scendiamo. E salgo su. Ancora, scendo giù. E salgo su. Ancora due volte, scendo giù, salgo su, ancora, giù, giù, e torno su, braccio su, due, 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 ancora, due, 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 dammi i singoli, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, scendiamo giù, 1, 2, salgo su, ancora, 1, 2, salgo su, ancora due volte, 1, 2, salgo su, ultima, 1, 2, dammi 2, destra, 2, 2,
due, singolo, vado, 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 ancora due, 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 singolo, four, three, two, ok, alza, otto, sette, sei, cinque ancora, quattro, tre, due, cambia gamba, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, dammi quattro, four, three, two, e cambio, four, three, two, ancora, quattro, tre, due, ancora quattro, quattro, tre, due, dammi due, due, piccola torsione di busto, ancora, due, due, dammi singoli, e faccio eight, seven, six, five, ultima, quattro, tre, da capo, scendo, uno, due, tre, salgo, ancora, un, due, tre, quattro, salgo, un, due, tre, quattro, salgo, addominali tesi, un, due, tre, quattro, due a destra, andiamo, due, 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 dammi singoli, vado, 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 ok, proprio per ricominciare a muoversi, anche se non ci siamo mossi per l'ultima 200 anni, ci siamo, dammi quattro, quattro, tre, due, cambi gamba, quattro, tre, due, altro quattro, quattro, tre, due, cambio, quattro, tre, due, 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 ancora, due, due, dammi singoli, andiamo, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ok, spingo verso basso, sto spingendo adesso, sto spingendo verso basso, ok, tecnicamente mi sto sollevando, ok, spingo verso basso, ok, state proprio tremendo, ok, non sto sollevando il ginocchio, sto spingendo, dammi, due, 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 quattro, spingo, spingo, singolo, singolo, piccolo, piccola marcia, ok, ok, e una pressione verso basso, ancora, dammi due, 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 spingo, spingo, quattro, tre, due, marcia, eight, seven, six, lo senti proprio, si attivano tutti i muscoli, ok, da capo, and andiamo, un, due, tre, quattro, torno, ancora, un, due, tre, quattro, torno, un, due, tre, quattro, torno, ultima, un, due, tre, quattro, braccio destro, due, 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 singolo, vado, 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 ancora due, 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 singolo, singolo, four, three, knee up, quattro, a destra va, quattro, tre, due, uno, e quattro, tre, due, di nuovo quattro, quattro, tre, due, uno, quattro, tre, due, dammi due, 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 ancora, due, singoli per otto, e vado, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e spingo giù, spingo, 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 devi spingere verso basso, 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 marcia, 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 ancora, quattro, tre, due, spingo, faccio, uno, due, spingo, spingo, come se stessi provando di sollevarti dalla sedia, e vado, due, tre, quattro, ancora, cinque, sei, allargo, occhio, su, and giù, su, and giù, su, and giù, su, ancora, quattro, ancora, tre ancora, due ancora, uno, marcia, marcia, uno, ancora, ancora, vai, vai, sollevo, su, e due, ancora, tre, occhio, da capo, chiudo, uno, due, tre, e quattro, va, uno, due, tre, quattro, ancora, uno, due, tre, quattro, e uno, due, ok,
doppio braccio, 2, 2, 2, singolo, singolo, ancora, ancora 2, 2, 2, 2, singolo, ok, knee up for 4, and andiamo, 4, 3, ancora, and 4, 3, 2, ancora, 4, 3, 2, ancora, and 4, 3, 2, dammi 2, 4 doppi, 3 doppi, 2 doppi, e dammi singoli, e diventa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e scendo giù, 2, spingo, 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 2, 2, marcio singolo, 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 la pressione è verso basso, ancora, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, singolo, marcia, pronti per andare in grand plié, ok? 4, 3, apro e vado, su, 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 ancora, 4, 3, 2, dammi una marcia, e marcia, 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 4, 3, 2, and stop. Oh, avete visto che vuol dire che anche da seduto ci possiamo allenare? Vedi, ti puoi veramente aiutare a qualsiasi momento della tua vita, a qualsiasi momento della giornata, anche in ufficio, a fare qualcosa per tenervi veramente allenati. E sono contentissima qui su Now di darti tutte queste opportunità per avere un allenamento per ogni giorno. Ti mando un bacio enorme. Spero che passate una giornata splendida e ti aspetto per il prossimo allenamento insieme qui su Now. Ciao ragazzi, siamo tornati, ma la tua mamma non ti ha mai detto di stare attento di ciò che desideri perché forse lo otterrai? Beh, è andata così che mi avete chiesto di fare un allenamento di addominali senza le plance perché avete problemi con i polsi o con le braccia o con le spalle. Non ci sono problemi perché adesso faremo addominali belli intensi, un bel medium addominali, ok? Ma soltanto con la schiena appoggiata a terra. Qual è il problema di appoggiare la nostra schiena a terra? È il collo, perché molti di voi quando cominciate a fare gli addominali cominciate subito a tirare il collo anziché utilizzare o diciamo attivare il vostro addominale. Allora, la prima cosa è di pensare di portare su le spalle, anche se è minimalista, cioè minimale, ok? Non è importante di fare movimenti molto grandi, ok? Spalle, spalle, potete anche pensare di mettere una mano su una spalla, una mano sulla spalla, ok? Non incrociando le dita, ma incrociando proprio mano sulla spalla per far sì che il collo si muove di meno, ok? Ok, poggiate proprio la testa su l'avambraccio e mettete un immaginario arancio sotto il mento, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Adesso a questo punto alziamo una gamba e ci teniamo proprio bello e agganciato su questa gamba, ma provando di non avere la schiena né inarcato né concavato, concavo, perché dal Pilates abbiamo una, diciamo, una posizione del nostro bacino chiamato neutro, ok? I tre punti del bacino devono rimanere sulla stessa asse, ok? La facciamo trattenendo proprio il nostro addome molto molto contratto, tenendolo contratto. Facciamo 1, 2, 1, 2, ok? Devi fare una piccola espirazione tra movimento, ok? Provando di non muovere l'addome. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio, ok? Se ti dà fastidio il collo, potete lasciare una mano dietro la testa, ok? E l'altra mano che si aggrappa dietro il ginocchio, ok? Ancora. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cambio. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Continui. 1, 2, 1, 2. Continui. Continui. 4 ancora, 3, 2 e 1. Adesso
mettete la gamba sinistra sopra la gamba destra e incroci, ok? Che va proprio ad incastro, ok? Proprio incastro. A questo punto, di nuovo, le braccia dietro la nostra testa e chiudiamo anche alle spalle, perché gli addominali si accorciano lo spazio tra le anche e le spalle. Non è le spalle che si muovono e i piedi che si muovono, ma l'anca che si solleva e le spalle che si sollevano. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fermi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambia gamba. Poggio giù, incastro sopra, tiro sopra, così sentirai anche un po' un allungamento sull'anca e chiudiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e teniamo la posizione in chiusura. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and relax. Lo senti, eh? Possiamo anche allenare senza le planche. Ok, le gambe vengono su, incrociamo le nostre caviglie, ok? E solleviamo in chiusura, una bella crunch con le anche e le spalle insieme. Chiudo. 2, ancora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and relax. Adesso veniamo su e facciamo una posizione che io chiamo dondolo. Non dobbiamo fare tantissimi, però un bel lavoro proprio per il nostro addome, ok? Così, stendo le gambe e sono in bilico, cioè sono bilanciato, ok? Scendo indietro e torno su e scendo indietro e torno su. Ancora 3, torno indietro, salgo su, ancora 2 e salgo su e ultimo e salgo su. Eccellente, girate verso di me, ok? Poggiamo sulla parte più cicciottosa del gluteo, ok? Giù il gomito, incrocio le gambe, decide se vuoi o sotto o sopra, non è importante. L'altro braccio passa indietro la testa, solleviamo e scendiamo, ok? Su. Questo è per l'obliquo, ok? Per la nostra maniglia dell'amore, ok? Continuiamo. 7, 8, 9, 10, ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambiamo lato, ok? Sempre seduto sul gluteo, seduto sulla parte sempre più morbido del gluteo, incrociamo le gambe, scendiamo sul gomito, braccia indietro la testa e continuiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Giriamo di nuovo. Andiamo a fare quelle che io chiamo boat pose, adoro boat pose, perché rientra in quel rango di lavoro isometrico che lo trovo veramente geniale per gli addominali, perché ci permette di dare molto forza sugli addominali. L'altra cosa bella degli addominali in questo modo con isometria è che ci protegge la schiena. Man mano che le nostre addominali diventano più forti, sentirai sempre una schiena più sollevata in pratica. Allora, stendo le gambe e la tengo la posizione. Facciamo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e piega le gambe. Se vuoi farlo con le gambe piegate durante l'esercizio, farlo pure, ok? Altrimenti tieni le gambe tese. Allora, o così, ok? E ci siamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and relax, ok? Ci manca ancora uno, no? Così, vedi, abbiamo fatto gli addominali oggi senza necessità di fare i planche, come da voi richieste, ok? Così.
sto provando di lavorare qui su Now con voi mese dopo mese, dandovi quello che volete a casa vostra. Continuiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Eccellente, abbiamo fatto un bel allenamento per i nostri addominali medium, spero che vi piace. Ricordate sempre che io vi consiglio di fare gli addominali quasi tutti i giorni, perché secondo me è un gran gruppo che ha bisogno di costanza, perché costantemente ci aiuta a tenerci la postura in piedi, organi interni al posto, ci aiuta anche con la digestione. Ti aspetto domani con un altro allenamento qui su Now.